Per me la parola Paralimpiadi è molto importante e sicuramente più che solo l'evento sportivo a livello agonistico, secondo me le Paralimpiadi sono un cesto pieno di valori e un'esperienza veramente arricchente dal punto di vista personale, quindi spero di godermela al massimo anche sotto questo punto di vista, non solo dal punto di vista sportivo. Beh, io per me la seconda esperienza paralimpica sicuramente sarà molto più della prima, mi suscita ansia e felicità. Tanto spero abbastanza, spero di allenarmi abbastanza per Rio. Per ora mi sto allenando tanto, quindi i sacrifici sono tanti, però spero che ne valga la pena. La mia giornata tipica è mi sveglio al mattino presto, verso le 7:30 arrivo al club, faccio la prima uscita in barca o in palestra in base alle giornate e poi il secondo allenamento è il mattino, poi faccio una pausa un po' più lunga adesso in estate, dato che fa parecchio caldo, verso mezzogiorno e nel pomeriggio poi ritorno al club per fare il terzo o secondo allenamento in base alla giornata. No, ci sono una serie di cose che devo preparare prima della gara, dai calzini giusti che mi fanno sentire bene, al concentrarmi con le canzoni che mi piacciono, così però un gesto proprio, devo toccare l'acqua quando entro in barca o cose del genere, però un unico gesto no, sono una serie di cose che mi preparano alla partenza. Iapa, per forza. Iapa sì, vive quasi lui la mia esperienza ed è in assoluto il mio primo fan e è la mia motivazione sempre. Non sono una tipa schiva, ma non mi piace nemmeno la popolarità, sono molto espansiva e quindi mi piace conoscere tutte le persone che incontro sul campo gara o così, conosco un sacco di gente, ma non sono una che punta alla popolarità, però non sono timida e quindi. L'obiettivo minimo è fare una bella gara, una gara che mi piace, poi tutto quello che viene va bene, però sicuramente ci sono degli obiettivi massimi a cui puntare, non c'è un obiettivo minimo. Quello che stava alla mia gara stava al giusto. Beh, ho ancora tempo per dedicarmi ad altro oltre che allo sport. Per ora sto vivendo questa esperienza, questa opportunità che ho di fare l'atleta e poi vedremo cosa sarà. Non mi piace programmare troppo, quindi non ne ho idea di quello che diventerò. Poi magari resterò un atleta per tutta la vita, magari no. Il bello dello sport, c'è un bello nello sport, sì. Il bello dello sport è sempre dopo le gare, sicuramente non prima quando fai un sacco di sacrifici, allenamento e cose così, però sicuramente ho conosciuto un sacco di realtà diverse che ti rendono una persona più completa. E per me, vabbè, a parte le delusioni che puoi avere dopo gare o allenamenti non andati bene, però sicuramente secondo me a volte la pressione, un po' l'aspettativa della gente attorno è un po' la parte più brutta, la parte più difficile da gestire per me.